Edizione numero 57 delle svolte di Popoli, sicuramente un traguardo molto prestigioso, conferenza stampa oggi qui in provincia nobilitata, impreziosita la presenza di Tonio Liuzzi che davvero rivedo con estremo piacere. Come stai Tonio? Bene, benissimo, quando si sta qui a Pescara sempre bene. Tra l'altro testimonial, che onore! Ma è sempre importante cercare di aiutare ed essere un po' la testimonianza del motorsport in Abruzzo, perché le svolte di Popoli sono arrivate alla 57esima prova. Io sono cresciuto assaggiando l'odore delle svolte di Popoli, ovviamente poi ho fatto una carriera diversa e non ho mai corso lì, però si sentiva parlare spesso di questo evento, che è sempre bello sentire che continua ad andare avanti e porta qui testimonianze molto importanti del motorsport italiano. Se vogliamo un tuffo nel passato per quanto ti riguarda, poi la tradizione motoristica in Abruzzo è davvero da sottolineare. Sicuramente abbiamo una cultura del motorsport importantissima, non solo a livello di piloti ma anche di eventi e di competizioni, dalla Formula 1 che si svolgeva tantissimi anni fa e anche con le svolte di Popoli, quindi è importante rimarcarle e continuare a motivare tutti gli appassionati di motorsport. Tonio Liuzzi adesso che cosa fa? Non riesce a stare lontano dalla Formula 1 evidentemente. No, non riesco a stare lontano dal motorsport, continuo a correre in gare sporadiche di GT e poi sono stato coinvolto dalla FIA a fare lo steward per Silverstone, il Gran Premio di Formula 1, e l'anno prossimo dovrei partecipare ad altri eventi, quindi è una carriera parallela nella parte opposta della direzione gara, non da pilota. Che Formula 1 è quella a cui stiamo assistendo? Guarda, completamente diversa da quella a cui correvo io, a cui partecipavo io anni fa, però devo dire che è molto frizzante rispetto anche al passato, al campionato passato. Abbiamo avuto delle gare molto emozionanti e tirate, Hamilton, Leclerc, Verstappen stanno dando anima a un campionato molto movimentato e secondo me vedremo una bella seconda parte di stagione. Verstappen è un grande talento, non c'è dubbio, forse deve sapersi gestire di più, è così. Ma guarda, sono ragazzini rispetto ad Hamilton che ormai è maturato tantissimo e quindi è diventato quasi perfetto, super completo rispetto a loro, però ovviamente Verstappen e Leclerc hanno dei bei piedi e sono molto molto competitivi e daranno filo da torcere a Lewis per il resto del campionato. In Abruzzo c'è qualcuno che può, non so, ricalcare le orme di Tonio Liuzzi, lo stesso Jarno? Ma guarda, noi abbiamo sempre avuto una cultura altissima di piloti, però se devo tornare a ritroso nel mondo del kart, al momento non abbiamo grandissimi piloti che stanno crescendo, però abbiamo ovviamente Caldarelli, c'è Ponzi, ci sono ragazzini che possono crescere, non so se possono arrivare in Formula 1, però abbiamo bisogno delle basi iniziali, bisogna ritornare al kart, c'è un po' bisogno di aiutare un po' le infrastrutture in questa zona, la federazione. Sport, chiudiamo, più costoso rispetto ai tuoi tempi? Sì, molto più costoso, è diventato uno sport molto elitario sin dal kart, e quindi ecco perché c'è un po' questa differenza tra piloti paganti che tutti vediamo in Formula 1 adesso, mentre una volta quando sono arrivato in Formula 1 ci sono arrivato per talento, non per supporti, quindi è cambiato un po' il mondo, ma lo è in tutti gli sport, non è solo la Formula 1 che è cambiata verso questa direzione, bisogna soltanto accettarlo, rimboccarsi le maniche e inseguire ancora i propri sogni. Speriamo di vederti domenica. Spero anch'io di esserci, ovviamente è stato un last minute, quindi ce la metterò tutta per esserci, intanto in bocca al lupo a tutti per questo grande evento e speriamo bene.